Noi abbiamo purtroppo una situazione sulla quale è necessario intervenire. Abbiamo con il prefetto di Lecco avevamo fatto un accordo per interventi che vengono fatti nella tratta Milano-Lecco. Ora si tratta qui, ringrazio il prefetto di Varese per aver ripreso. Io avevo sottolineato a tutti i prefetti con una lettera l'importanza di quell'accordo da replicare perché c'è un problema, come tutti sappiamo, sia sui treni ma anche a bordo treni, cioè nelle stazioni. Per questo credo che il prefetto di Varese abbia ritenuto valido quell'accordo fatto con il prefetto di Lecco, che sta dando anche buoni risultati perché quella tratta era una delle tratte peggiori, sta migliorando e vuol dire che utilizzando i sindaci, le polizie locali lungo le tratte di Trenord, credo che ci possa essere più sicurezza di quanto purtroppo non c'è stato fino ad oggi. Del resto 2.500 km linee ferroviarie in Lombardia non si possono controllare così dalla mattina alla sera, ci vuole il contributo di tutti, non solo della polizia ferroviaria, dei carabinieri, ma anche delle polizie locali che dobbiamo impegnare a questo Grazie, Assessore. Quando ho incontrato i sindaci nei cinque comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica itineranti, ho riscontrato questa preoccupazione tra le altre e quindi ho cercato di individuare nella cornice di una competenza specialistica della polizia ferroviaria a bordo dei treni una ulteriore competenza delle polizie locali che possano in qualche modo essere sussidiarie rispetto a quello che fa la polizia ferroviaria. In particolare, in prossimità delle stazioni, la polizia locale potrebbe dare quel segnale di presenza che garantisce una maggiore sicurezza ai viaggiatori, ai passeggeri, sia quando si recano a prendere il treno, sia quando scendono dal treno e rientrano a casa. Sapendo che c'è una presenza di polizia, hanno una sicurezza in più. Poi vorremmo fare una riflessione anche sulla sicurezza stradale. E qui nell'ambito della conferenza provinciale permanente è previsto il cosiddetto osservatorio sull'incidentalità stradale, al quale partecipano anche la provincia, la regione, le forze di polizia e altri soggetti che hanno una competenza sulla materia. E si faranno delle statistiche, si individueranno i punti più problematici e si cercherà poi con i proprietari delle strade di individuare delle soluzioni anche strutturali che vadano incontro alle problematiche che ci vengono già segnalate.